Ciao! Oggi video tag. Tag, ti ricordi? Leggo che ho tutte le domande, se no qua. Allora, partiamo subito. Ti ricordi il gioco da strada che facevi da ragazzina? Allora, principalmente io adoravo andare sui pattini e poi sono passata i roller. Quindi quello, cioè, si girava tranquilla, chi aveva lo skate, chi ognuno aveva il suo mezzo di trasporto. Quindi quello era il mio gioco, diciamo, preferito. Poi in realtà si faceva anche altro, però appunto si girava molto. Seconda domanda: ti ricordi il tuo cartone animato preferito? Mille Shiro. Io l'ho guardato alla nausea, io mi allenavo come facevano loro, ed effettivamente, non ho mai fatto nessun corso di pallavolo. Però anche alle superiori, per esempio, era nella squadra, giocavamo. Cioè, le mie battute erano ben riconosciute, diciamo così, anche dal mio insegnante, che non voleva mai prenderle, poi era dall'altra parte che ci allenavamo, per ovvi motivi, perché ci ho provato una volta, la seconda ho detto mai più, perché sennò mi fai fuori. Quindi. E da sottorete, cioè proprio la gente si spostavano. Terza domanda: ti ricordi la prima gita che hai fatto? La prima gita è stata al Museo Egizio, che mi ricordo, di Torino, perché era terza elementare. Io questo flash, un pochino della prima mi ricordo, ma la gita assolutamente no. Seconda elementare non mi ricordo nulla. Mi ricordo la terza, in poi sì, ogni anno più o meno ho delle cose. E la terza mi ricordo che avevamo iniziato a studiare storia, no? E gli egizi, che continuano ad affascinarmi tantissimo. Siamo andati appunto, al Museo Egizio, insomma, è abbastanza famoso, direi. Non so quante volte ci sono ancora tornata, perché alle medie mi ricordo siamo andati, poi alle superiori non più, ma sono tornata io anche dopo, ho anche già portato il mio bimbo, cioè anche adesso che c'è la versione con lo statuario sotto è una cosa fantastica. So che l'hanno ancora ampliato, ma non sono ancora riuscita ad andare di nuovo per la 500ª volta. Però, e sono andata anche al British, ovviamente. La prima cosa che sono andata a vedere, prima, quando sono entrata nel British, è stata la sessione, la parte inerente agli Egizi con le stelle appena lì, proprio appena entra le stelle di Rosetta, perché a me, dico, mi hanno sempre affascinato. Quarta domanda: ti ricordi il tuo amico del cuore? Salutalo. Vabbè, la tua amica del cuore alle superiori era Ilaria, ma non la saluto, non la saluto. 5. Ti ricordi il guaio più grande che hai combinato? Sempre stata tranquilla, non è che più guai abbia fatto cose che non ricordi. Sinceramente non mi viene in mente nulla. Ma non perché non voglio dirlo, perché appunto ero tranquilla, non è che facessi grandi casini, grandi cose. Abbastanza. Cioè, me ne ricordo uno, ma perché me l'hanno raccontato, ma io non me lo ricordo assolutamente. Ero piccolina, piccolina, e niente, il sabato mia mamma faceva le pulizie, mio padre lavora, quando torna, ma lei è stata tranquillissima, bravissima, mio papà entra in sala, che normalmente era chiusa comunque, perché era una stanza a sé, e io avevo sui mobili, un bel valore, comunque sono in legno, non è truciolato per capirci. Io non so con cosa, comunque me l'ha raccontato, praticamente ho inciso, probabilmente con una penna che non scriveva, avevo inciso i mobili, tutta la parte sotto, tutte le cortine. Però me l'hanno raccontato, io non me lo ricordo, ero piccolina, avrei avuto 3-4 anni, qualcosa del genere, io non me lo ricordo assolutamente. Quello credo sia il guaio più grosso che abbia fatto. 6. Ti ricordi il tuo gruppo cantante preferito e come dimenticarli? Sempre loro! Sempre loro! I quattro scarafaggi, sempre loro sono. Perché, vabbè, lo sapete, dall'età di 10 anni che ho cominciato ad amarli e seguirli, quindi ovvio. Altri gruppi, i Muse sono arrivati un pochino dopo. Altri gruppi, ma c'erano tantissimi gruppi all'epoca che seguiva, non seguiva, insomma, così, ecco,
penso, non so, agli NSYNC, Backstreet Boys non mi sono mai piaciuti più di tanto, c'erano gli Acqua, c'erano un sacco di gruppi, proprio perché mi piacessero così tanto, no. Effettivamente sono durati. 7. Inventa una domanda e rispondi. Il nome del tuo animale? E quando eri piccolino? Il animale domestico? Dovrei anche avere una foto? Te la prendi. Non so se si veda, Massimo, poi quando guardo il video Massimo mi faccio la foto. Era lui, era un altro non era più Bobby, perché è oltre a lui. Oltre a lui, niente. l'ottava, ti ricordi il tuo gioco di società preferito? Tombola, non è che i giochi di società non è che mi siano mai piaciuti neanche. Quindi direi tombola, perché ogni tanto non è che. Ma anche adesso non è che proprio ci vada matta. 9. Ti ricordi una pagina del tuo diario? Allora, il mio diario è molto particolare, perché più che scriverci sopra, io appiccicavo le carte delle caramelle, di cioccolatini, di cose che mangiavo, cioè anche altre cose, le confezioni o delle parti che mi piacevano un sacco. No, adesso non ce l'ho qua il mio diario, però perché vorrei fatto vedere quando c'era appunto qualche carta particolare o con dei disegni particolari, io poi andavo ad appiccicare la data, no. Scrivevo poco, così ho delle pagine scritte, però non è che più di tanto, ecco, il mio cosa era quello, oppure sì, anche dei gelati, per esempio d'estate, mi ricordo queste cose qua. Ultima, ti ricordi di salutarmi, tagga qualcuno, ciao. E qualcuno, non lo so, perché quando caricherò il video probabilmente, cioè, non l'avranno già fatto tutti su YouTube, quindi sarà l'ultima. Quindi se volete farlo, fatelo. Se l'avete già fatto, lasciatemi qua sotto il link, così me lo vado anche a vedere, magari scopro anche altri canali, che fa piacere. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.